Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo di fronte a quella che sembra essere l'ultima caccia, ovvero il Molboro o Molboro gigante, quello che è, che per l'appunto ci serve anche per completare la nostra side quest, che si chiama Carota, che tra l'altro questo è un riferimento, se non ricordo male, a Final Fantasy XII, perché anche su Final Fantasy XII c'era un ricercato che si chiamava Carota, che però non era un Molboro, era uno diciamo di quelli di quei piccoli diciamo di quelle piccole verdurette che dovevamo scontrare, se non mi ricordo male, a Giruvegan, forse, non ricordo di bene la posizione. Se mai dovessi imbatterti in una carota rossa che affiora dall'acquitrino di tre canne, guardati bene dalle stralla dal suolo paludoso. Si tratta in realtà di un ortaggio completamente diverso, ovvero di una specie esotica di molboro che fa uso di un viticcio simile a una carota al fine di attirare la sua preda per poi emergere dal terreno e inghiottirla in un sol boccone. Uno stratagemma crudele da parte della natura che volge a suo favore anche in periodi di magra. Quindi acque sussurranti, rosaria. Acque sussurranti. Non mi ricordo di aver mai sentito questo nome. Acque sussurranti. Dove si trovano le acque sussurranti? Sabbie, il distretto di Lazarus. Questo è il molo. Perché bisogna vedere se fa parte anche di, ecco, vedi, di molo. Qua ovviamente non c'entra nulla. Bosco scuro. Oddio, e dove può essere? Cascate. Acquedotto transrosariano. Ecco, l'acquitrino di tre canne. Acque sussurranti. Eccolo qua. Eh vabbè, sì, è abbastanza palese il riferimento alla boss fight. Ok, acque sussurranti, trovata. Per cui, let's go. Andiamo a beccare sto molboro e vediamo un po' che cosa ci aspetta. Eccoci qui, siamo dinanzi alle acque sussurranti, per cui dovremmo vedere adesso il cioco, sì, il ciocobo, il molboro apparire. Ecco qua. Buonasera, Carota, grado B. Pure grado B, non pensavo fosse qualcosa di un po' più particolare. Oh no, alito malefico. Eh no. Noi già il Molboro l'abbiamo affrontato, quindi sappiamo bene o male il moveset. Ah no, però, niente, questo è stato un tentacolo in più. Cacchio, mi ha preso in pieno. Qui dobbiamo schivare per forza. Ok, ha un buon quantitativo di HP in realtà. Oddio. Però non mi sembra eccessivamente diverso da un altro Molboro. Non mi sembra tanto diverso. Fa anche lui l'attacco dall'alto che no. Pioggia acida, ok. E la Madonna.
Qui vabbè, qua dobbiamo per forza fare così. Cerchiamo di fare qualche danno in più. Furia selvaggia, ottimo. Mi sa che l'abbiamo preso, abbiamo ammazzato. Ecco qua. Ciao carota, è stato un piacere. Non sono amante delle carote e questo dovrebbe essere appunto... Oh, tentacolo di Molboro e fiore di Molboro, che questo mi serve per la creazione. Oh, ce l'abbiamo fatta. Questo era proprio fuori dal comune. Adesso devo riportare indietro questa erbaccia. Sì. Adesso, è sparito lui nell'etere, è stato risucchiato nell'etere. E quindi va bene, ho completato finalmente questa side quest che adesso vedrò che cosa mi sbloccherà. E nel frattempo ho trovato anche un altro oggetto di creazione. Quindi, boh, vediamo se si svilupperanno altre cacce, magari ci sarà una caccia finale, giusto per... Perché mi sembra un po' strano che finiscano così. Avrei voluto un mega boss, diciamo, no? Come appunto Yazmat in Final Fantasy XII, che ha rappresentato poi la conclusione delle cacce con una incredibile. Ma vedremo se anche qua sarà così. Per il momento è tutto, quindi alla prossima.